Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Cattivissimo Me 4, che è stato proiettato oggi 7 agosto per l'anteprima italiana in alcuni cinema, per poi arrivare il 21 agosto per più giorni, perché in questo caso appunto è arrivato solo il 7 agosto. Il mio pensiero riguardo la saga di Cattivissimo Me è cambiato con il tempo, non solo perché sono cresciuto, ma anche perché proprio qualcosa all'interno della saga è cambiato, ma ne parliamo fra poco. Reputo ancora il primo Cattivissimo Me del 2010, ai tempi ero ancora un bambino, il migliore della saga, non parlo del lato del comparto tecnico, perché naturalmente l'animazione è andata migliorando con il tempo, non parliamo di questo quarto, ma ci arriviamo fra poco, però credo che il film del 2010 non sia stato ancora superato a livello di bellezza complessiva. Anzi, qualitativamente, animazione esclusa, ripeto, siamo andati sempre un po' scendendo, arrivando a toccare le enormi vallate con Minions 2, che ammetto di non ricordare benissimo, l'ho visto solamente una volta grazie a Universal che mi ha inviato il Blu-ray gentilmente, però ricordo sicuramente di essermi tanto annoiato. E comunque io non sono uno di quelli che odia in tutto e per tutto i Minions, anche perché appunto da piccolo li apprezzavo. Fa strano che dopo 14 anni i Minions siano ancora così acclamati da questo pubblico, hanno proprio una pletora di fan, piccoli naturalmente, ma non solo, che li apprezza ancora. I Minions hanno cresciuto veramente tantissime generazioni, compresa la mia, e ancora sono amati e seguiti dai bambini nel 2024. Illumination ha creato questa formula praticamente perfetta che li ha fatti incassare tantissimo, infatti anche questo Cattivissimo Me 4 sta facendo i milioni. Quanto tempo ci metterà ad arrivare al miliardo? Per ora è a 800 milioni se non sbaglio, più o meno, quindi mancano solamente 200 milioni, li fa in una settimana e neanche, no? E in più Cattivissimo Me, comprendendo penso anche i due film sui Minions, è il primo franchise animato ad aver raggiunto la soglia di 5 miliardi di dollari complessivi. Effettivamente c'è da complimentarsi con Illumination, che non credo si fermerà a questo quarto, anzi domani arriverà sul canale il Cattivissimo Me 5 si farà, sì, non è ancora uscito ufficialmente ma il video lo sto già preparando. Minions 3 è già stato confermato per il settembre del 2027, quindi non credo assolutamente che la saga avrà presto la parola fine. Comunque, prima di iniziare effettivamente con la recensione del film, vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, i link sono nella descrizione, c'è Instagram dove ci sono diversi format, stessa cosa su TikTok, poi c'è anche Letterboxd per mini recensioni di film e miniserie, e c'è anche il link di Pumpling dove trovate tantissimi design per t-shirt, felpe, tazze, poster, calze, cover, chi più ne ha più ne metta, c'è davvero tantissima roba e tutte attualmente in sconto per l'estate, se al momento del pagamento inserirete il codice ILPENSIERO4, potrete scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste saranno regalate dal sito e dal mio codice. Quindi che aspettate? Il link di Pumpling è in descrizione. Premetto, anche se ho già parlato abbastanza, che mi scuso se si dovesse sentire il ventilatore di sottofondo. Ho provato a metterlo alla minima potenza per non farlo sentire e aggiusterò anche qualcosa in post. In più ho questo microfono nuovo che non ho ancora capito come far funzionare al meglio per prendere la voce senza problemi. Però in questo periodo è alquanto difficile registrare, tanto che questa recensione l'avevo già fatta prima del video che state vedendo, solo che ero composto al 99% di acqua e non ero poi così tanto presentabile, perché l'avevo registrata appunto senza ventilatore puntato, e mi dispiace, spero che non si senta poi così tanto. Ma adesso parliamo effettivamente del film, arriviamo al punto, Cattivissimo Me 4. Non lo reputo allo stesso livello del terzo, forse un pochino meno, ma in quel caso solo perché il villain del terzo, che non ricordo assolutamente come si chiami, era un villain anni 80 che usava Michael Jackson di sottofondo mentre ballava e faceva le sue robe da villain, quindi potrei essere un po' plagiato da questo fatto. Inoltre, vabbè, non che i villain di Cattivissimo Me abbiano avuto chissà che grande backstory o caratterizzazione nei film, ma questo del quarto è veramente piatto, se non per un elemento superumano, diciamo, che hanno voluto inserire. Maxime Le Mal è un po' una retcon del passato di Gru, che torna qui perché ce l'ha con il protagonista e mette effettivamente in subbuglio la vita dei personaggi e della saga in toto, perché cambia per, almeno questo film, lo status quo, tanto che Gru e la sua famiglia sono costretti a cambiare casa, cambiare identità, attraverso il programma protezione testimoni della AVEL. E questa è effettivamente una delle poche cose che ho apprezzato veramente tanto nel film, quindi il dover interfacciarsi sul cambio di identità, sul dimenticarsi questo cambio di identità, perché avvengono anche diverse gag riferite a questo, al nome diverso, alla casa diversa, qualcosa che non si riconosce, però Maxime Le Mal in sé non è tutto sto grande villain. Come ho detto all'inizio del video, sì, sono cresciuto io con il tempo, quindi ho cambiato prospettiva riguardo film come Cattivissimo Me, ma lo stesso Cattivissimo Me è cambiato con il tempo. Il primo film non era assolutamente come un Minions, come Gru è diventato cattivo, e neanche come questo Cattivissimo Me 4. Quello non dico fosse adultissimo, ma sicuramente non era così tanto infantile, anche nelle gag. Per questo reputo il film del 2010 ancora il migliore.
Andando avanti è sempre diventato più bambinesco come progetto e questo quarto non fa da meno, anche se qualche battutina un po' più adulta che può essere percepita da un pubblico diverso dai bambini c'è e questa cosa l'ho apprezzata. Però è innegabile che il tono della saga sia cambiato con il tempo. Uno dei problemi di questo film, oltre al villain, è che vuole raccontare forse un po' troppo per il minutaggio che presenta, infatti ci sono tantissime sottotrame, tutte diciamo collegate più o meno al voler cambiare identità, al dover cambiare identità, ma c'è forse troppa carne al fuoco ed alcune braciole si sono un po' bruciate perché non sono state trattate nel miglior modo possibile. Tutte queste trame che cercano di fondersi più o meno, alcune ci riescono, altre in realtà non ci provano neanche, rendono il ritmo del film un po' troppo altalenante, come se fosse una montagna russa con alcune salite, altre discese, altre invece totalmente piatte. Però ci sono alcune sequenze interessanti, questo devo assolutamente dirlo. La storia di base è comunque prevedibile, è un film di cattivissimo me, non mi sarei aspettato Aaron Sorkin o Charlie Kaufman sicuramente, nonostante anche in questo caso ci siano delle idee che mi hanno convinto. Il pregio maggiore di questo cattivissimo me 4 è sicuramente l'animazione, che è magnifica. A me i character design dei film Illumination, eccetto Super Mario che è un design diverso, non è mai piaciuto così tanto, questi nasi, questi corpi molto strani, non mi fanno impazzire. Però sicuramente l'animazione con il tempo è andata sempre migliorando, Super Mario è perfetto sotto questo punto di vista, ma anche questo cattivissimo Me 4, soprattutto nei fondali, che sono spettacolari. I personaggi qui cercano di avere una mini evoluzione, anche se alcuni imparano delle lezioni che hanno già imparato negli altri film, una cosa che succede spesso ormai nei sequel, vedesi anche Kung Fu Panda 4, di cui ho parlato sul canale, vi lascio il link qui nelle schede. Altri personaggi invece non sembrano impararne proprio, alcune sottotrame anche vengono chiuse in modo boh, non vengono chiuse in realtà, però è interessante che qui la vicenda cerchi comunque di inserire questi personaggi in situazioni che scaturiscono inevitabilmente un'evoluzione in loro. Questa vicenda che può essere anche il solo cambiare identità. Effettivamente c'è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Tutto ciò che nei trailer sembra centrale nel film, poi in realtà è messo da parte in un angolino. Per esempio i Mega Minions, i trailer sembravano metterli proprio al centro del film come quasi dei protagonisti. La campagna marketing ci ha marciato veramente su, con tanto di video parodie dell'MCU con Steve Carell, lo adoro, che parodizzava Kevin Feige con tanto di timeline dei prossimi film dell'universo Mega Minions fino al 2100 e qualcosa, con parodie come Multiverse of Margot, bellissimo, quello mi è piaciuto veramente tanto. Ecco no, i Mega Minions in realtà hanno due sequenze in tutto il film e non sono neanche così tanto importanti, in realtà nemmeno si mescolano bene con il tutto, sembra un corto a parte. Però sinceramente, essendo fan dei supereroi, ho apprezzato le varie reference sia a film ma anche a personaggi, in quanto comunque si capisce quali personaggi parodizzino quei Mega Minions. Abbiamo Ciclope degli X-Men, abbiamo un Hulk, abbiamo un Superman con la testa a cono, abbiamo Mr. Fantastic che nel film all'evenienza diventa anche Spider-Man, abbiamo poi la cosa dei Fantastici 4 e poi credo non ce ne siano altri. All'interno del film, almeno questo l'ho percepito io, magari non è così, non era intenzione della scena, c'è un riferimento, una battuta sulla superhero fatigue, ovvero la fatica dei supereroi, quell'essere stanchi dei film sui supereroi che in realtà non esiste perché vediamo anche adesso con Deadpool e Wolverine, la gente continua a dire mi sono rotto le palle dei supereroi, però continua ad andare a vedere i film, quindi non c'è questa piccola incongruenza. Però credo che questo cattivissimo me abbia voluto giocare con una battuta su questo fatto. Il film nel complesso mi ha divertito, non ho sentito la durata, non stiamo parlando di 4 ore di film, sicuramente non di un mattone, però neanche Minions 2 era così lungo, invece quello mi ha annoiato. Ammetto di aver anche sorriso con qualche gag slapstick, quelle indirizzate più a un pubblico di bambini, i Minions comunque nel complesso credo di reputarli più o meno simpatici ancora, quindi ogni tanto nonostante siano personaggi per un altro tipo di pubblico, sono riusciti a farmi sorridere, a farmi divertire con qualche gag. E poi il finale. Non mi aspettavo sicuramente l'imprevedibilità in questo tipo di film, però ho apprezzato il fanservice, che sì, ok, siamo arrivati al fanservice anche in Cattivissimo Me, dove arriveremo, però anche se sono convinto che ci sarà un Cattivissimo Me 5 e si andrà avanti all'infinito finché farà soldi, finché i Minions porteranno gente in sala, questo Cattivissimo Me, complice anche una delle scene finali, mi ha dato il sentore di una chiusura della saga. Non lo sarà sicuramente, ne parliamo anche nel video di domani, Cattivissimo Me 5 si farà. Però ho avuto un po' quella sensazione di finale di saga, magari ne parliamo un po' nella parte spoiler. Perché infatti, se non avete visto il film, vi invito ad uscire da questo video perché gli spoiler inizieranno fra poco, parlerò pochissimo dei dettagli perché comunque credo che non tutti l'abbiano ancora visto, dato che esce il 21 agosto ufficialmente, il 7 è stata solo un'anteprima di un giorno, però appunto se non volete ricevere spoiler uscite dal video perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1,
Come ho detto durante la recensione, all'interno del film c'è tanta carne al fuoco, però alcune sottotrame sono state trattate molto in secondo piano. Certo, non potevano essere tutte in primo piano. Al primo posto c'è il conflitto tra Maxime Le Mal e Gru, il fatto della protezione testimoni, quindi il cambio di identità. E allora qual è il motivo di inserire così tante sottotrame come quella dei Mega Minions, che sembra effettivamente un corto a parte, qualcosa di totalmente distaccato dal film, dall'interezza del film? Anche il voler addestrare la figlia dei vicini ricchi, che scopre che Gru in realtà era un ex villain, quindi vuole diventare cattiva a sua volta facendosi aiutare da Gru, è qualcosa di in più, secondo me, l'ho sentita in questo modo. E non essendo appunto ben amalgamata all'interno del film, per quanto mi riguarda, sembra essere qualcosa di veramente superfluo. C'è anche per esempio la sottotrama di Lucy, che si sta interfacciando assieme alle bambine al cambio di identità, quindi fa la parrucchiera, combina guai. C'è la scena al supermercato, bella visivamente, perché appunto l'animazione mi piace. Ripeto che anche le sequenze dei Mega Minions mi sono piaciute, però sembrano robe a parte, sembra qualcosa di in più. Laddove i primi film di Cattivissimo Me si concentravano su una trama al massimo e strutturata anche in modo decente, qui ne abbiamo tante. E non tutte vengono assolutamente trattate bene, in questo modo anche quella principale sembra un po' minore. Almeno questa è la sensazione che ho avuto. Questo ritmo un po' altalenante. In tutto questo ripeto che il film non mi è assolutamente dispiaciuto, ho passato un'ora e 30, un'ora e 40 di spensieratezza, comunque mi sono anche divertito. Non stiamo parlando di chissà che grandissimo film, sotto il punto di vista dell'animazione ripeto che è veramente eccelso, quello sì, quasi ai livelli di Pixar, se non superiore in alcune cose come i fondali, ma del resto non è neanche il miglior film della Illumination, neanche della saga di Cattivissimo Me. È un filmetto, non è poi così tanto cattivo, scusate il gioco di parole, però non lo so, non lo riguarderei possibilmente. O magari sì, chi lo sa, potrei anche cambiare idea con un rewatch. Il finale è pieno di fanservice e non me lo sarei aspettato da Cattivissimo Me, e invece l'abbiamo avuto anche qui, perché a fine film abbiamo Maxime Le Mal che, dopo aver trasformato in scarafaggio il figlio di Gru Junior, viene arrestato, viene portato in carcere, al carcere di massima sicurezza della Evil, dove fa più o meno pace con Gru, mettono in atto il concerto che li ha messi in odio tanti anni prima con la stessa canzone, se non sbaglio, e nel pubblico ci sono tutti i carcerati e sono presenti tutti i villain della saga di Cattivissimo Me, dal primo all'ultimo, da Vector a quelli di Minions 2, che non sono per nulla memorabili, infatti ho fatto anche fatica a riconoscerli. Ci sono anche quelli che in realtà non dovrebbero trovarsi lì, come Vector, che se non sbaglio stava ancora sulla luna, a meno che non l'abbiano recuperato in offscreen. Ma vabbè, un bambino non si fa assolutamente queste domande, possibilmente si diverte anche, se conosce la saga, a ritrovare questi villain, a riconoscerli. Ed è anche per questo che il finale mi dà un po' il sentore di chiusura della saga, non lo sarà, ripeto per l'ennesima volta, perché i soldi sono soldi e la Illumination per ora deve contare molto sulle IP che sono già famose e che fanno già i milioni, come appunto Cattivissimo Me, Minions e Super Mario, Migration per esempio è stato un flop, e quindi per me arriveranno altri film. Ma ragazzi, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd e X, c'è anche il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per un paio di calze gratis a scelta. Spero vivamente che questo video si sia sentito bene, sia per il problema del ventilatore, ma anche per il microfono in sé, che sto cercando ancora di settare al meglio. In caso mi scuso ancora e cercherò e proverò a migliorare il tutto nei prossimi video. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!